Gold Disc, つまりグランプリを獲得いたしました。Attenzione, state per connettervi con Radio Altra Musica. Benvenuti a tutti e buon ascolto. Sono le ore 19.40 di martedì 17 gennaio, parte l'appuntamento numero 524 di Radio Altra Musica da Radio Circuito Solare, l'emittente del comune di Sessa Aurunque in provincia di Caserta, in compagnia di Andy Simonello e della migliore musica alternativa del XX secolo. Radio Altra Musica ogni martedì sera, ancora sempre dalle 19.35 circa fino alle ore 21.10 in diretta radiofonica, dirette su internet tramite il sito di Radio Circuito Solare. Vi ricordo sempre ancora che potete trovare le registrazioni del programma, dei programmi precedenti su Facebook e su YouTube. Eccoci finalmente al primo appuntamento del 2017 di Radio Altra Musica dopo 3 settimane di riposo, ma sempre con l'attenzione rivolta verso la musica, in cerca sia di nuovi nomi da trasmettere nel corso dei prossimi mesi, sia di riproporre i tantissimi artisti già trasmessi in questi quasi 12 anni di trasmissioni con altri loro brani mai trasmessi. Per iniziare, come nulla fosse successo, stasera ci sono già 4 artisti che debuttano in trasmissione e c'è tanta musica live, per non dimenticare mai lo slogan del programma: la musica dal vivo è tutt'altra musica. Ed è tramite l'amico di Radio Altra Musica, il chitarrista e compositore Sandro Olive, che voglio iniziare la programmazione del 2017 in maniera veramente live, con il suo stile ironico, sarcastico, demenziale e d'avanguardia, pescando un brano live eseguito nel 2010 alla stazione Birra di Roma. Tina Pica con il suo gruppo dei Blue Pampurius e Sandro Oliva a iniziare le danze di questo anno nuovo. Benvenuti al 2017 di Radio Altra Musica. We'll be right back.
Susie, you just got to town, and we've been very interested in your development. Forget it! It can't happen here. Ancora live col geniale Frank Zappa da un concerto tenuto a Helsinki, Finlandia, il 23 agosto del 1973. Big Swifty, con lui fra gli altri Jean-Luc Ponty al violino e George Duke alle tastiere. Frank Zappa. Thank you.
Yes, I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already, ooh, you know the reason why. Questi sono i Vespero, gruppo proveniente da Astrakhan, città a sud della Russia, nato nel 2003. Li ascoltiamo in Abyssian Ground, tratto dal loro album del 2016, Liquid Mekwas, i Vespero. We'll be right back.
Ecco il primo debutto della serata qui a Radio Oltre la Musica, Floating Points, nome dato al suo progetto musicale dall'autore Sham Shepherd, musicista elettronica inglese. Dall'album Elenia, datato 2015, ho estratto Peroration 6. Per la prima volta a Radio Oltre la Musica, Sam Shepherd, alias Floating Points. Torna ai nomi eclatanti della musica alternativa del XX secolo. Qui ci sono i Genesis, in una versione live di Entangle da un concerto tenuto nel 1976. Genesis.
Freudian slumber, empty of sound. Over the rooftops and houses, lost as it tries to be seen. Fields of incentive covered with green. Mesmerized children are playing, meant to be seen but not heard. Stop me from dreaming, don't be absurd. Absurd.
si va in Polonia per dare ospitalità per la prima volta ai Lunatic Soul, gruppo fondato nel 2008 dal cantante e bassista dei Riverside, Marius Dude. Dal loro album più recente, pubblicato nel 2014, Walking on a Flashlight Beam, ho scelto Gutter. Benvenuti ai Lunatic Soul.
per la radio. E per voi veri amanti della radio, vi ricordo che siete connessi con il numero 524 di Radio Altra Musica, il programma del Radio Circuito Solare con Andy Simonello e con la migliore musica alternativa del XX secolo. Terzo debutto in trasmissione ad opera del gruppo italiano Grandmother Safari, nato nel 2007 a Cagliari. Dall'album omonimo del gruppo, datato 2016, ho scelto Acid Milk, Grandmother Safari. Thank you.
progetto musicale denominato Nine Horses, composto dai fratelli David Sylvian e Steve Jensen con il musicista tedesco Bernd Friedman, ascoltiamo The Librarian, tratto dall'album Snowborn Sorrow del 2005, in cui partecipano una ventina di musicisti, fra i quali Ryuki Sakamoto. Nine Horses. Oh, my pretty, oh, my sweet girl, it's a marvelous place. They put weights down in your coattails to burn you out, lest you fly, lest you take off and show whomever what's what. It's one outrageous lie after another. Turn the lights out, change the channel before we lose the hall. To fight against belief in what they're saying. There's a hotel with a dark room at the end of a corridor. I will meet you to the strains of our love. We will lie back on a pillow of the whitest snow, and the silence we were promised will engulf us. Lay your head down, keep your head down while they're firing low. You're too young, child. La la la. You're too young, child. La la la. La la. That bury us. We will tunnel our way out by moonlight. From the dark room
to the white streets and the snowbanks, while investing one another's future. Oh my pretty, oh my sweet girl, it's a marvelous place. She designed it with escape routes for you and me. So to the library with a new card, grab your favorite books, look for blueprints to the strains of our love. Questi sono gli statunitensi Oregon, attivi dal 1970 con il brano omonimo del loro terzo album pubblicato nel 73, Distant Hills, e con la classica formazione composta da Ralph Towner, Paul McCandless, Glenn Moore e Colin Walcott, gli Oregon. Thank you.
Quarto e ultimo debutto di stasera, che riguarda il gruppo italiano Jugend, nato nel 2004, di cui ascoltiamo il brano omonimo del loro recentissimo album datato 2016, Death by Water, per la prima volta a Radio Alta Musica di Jugend.
Fra le piacevoli sorprese italiane del 2016 voglio ricordare The Winstons, di cui Radio Altra Musica se ne è occupato abbondantemente, trasmettendo a più riprese i brani dal loro omonimo album. Stasera tocca She's My Face, The Winstons. She's my face. Dal flautista newyorkese Jeremy Steig, anche lui facente parte della lunga lista di artisti scomparsi nel 2016, nello specifico il 13 aprile, ascoltiamo il brano Cakes, tratto dall'album Energy del 1976, inciso con Ian Hammer, Don Elias ed Eddie Gomez. Jeremy Steig. Thank you.
La prima serata del 2017 di Radio Altra Musica termina con un eccellente trio formato dal sassofonista e compositore norvegese Jan Garbalek, dal musicista e compositore brasiliano Egberto Gismonti e dal contrabbassista e compositore statunitense Charlie Hayden, che insieme diedero vita all'album Magico Carta de Amor del 2012, da cui ho scelto per finire la scaletta di questa sera la quasi omonima Carta de Amor, Jan Garbalek, Egberto Gismonti, Charlie Hayden.
Con il trio composto da Jan Galbraith, Herberto Gismondi e Charlie Hayden termina la prima programmazione del 2017 di Radio Alta Musica, Disconnessione. Sono le 21.07 minuti, vi state disconnettendo dal numero 524 di Radio Altra Musica, primo appuntamento del 2017, il programma del martedì sera dalle 19.35 circa fino alle ore 21.10 in diretta radiofonica e diretta su internet tramite il sito di Radio Circuito Solare. Vi ricordo che troverete le registrazioni del programma su Facebook e su YouTube, non dimenticando che stavate in compagnia di Andy Simonello e della migliore musica alternativa del XX secolo che continua a farvi compagnia in tutti questi mesi del nuovo anno. Detto ciò, Andy Simonello vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi rimando al prossimo appuntamento con Radio Altra Musica. Buona serata a tutti.